Raggiungiamo sto livello 3. Così poi vai a letto, tesoro. E siamo tutti felici. Oh, vedete con mamma Charlotte. Quanto ci vuole poco. Come faccio ad avere un'altra matriarca, ragazzi? Non si può. È lei la matriarca, punto. Fine. The end. No, però, tesoro, dai. No, niente. Fine. Pausa. Stop. È finita. Patata, vai pure a dormire perché tanto si è svegliato tuo fratello. Quindi, fine della pacchia. Tesoro, vieni qui e prenditi cura del piccolo Ivan. Forza. Intanto io butto sempre un occhio a sto essere perché, ragazzi, sto povero pargolo, perché è meglio di sì. No, ma perché? Non pensavo che. Ma. Ah, è solo smesso! Io pensavo fosse svanita la pista. Va bene, ok. Emma, come siamo messi? Emma, forza tesoro, puoi farcela Oh mamma santa Ragazzi, per un attimo l'acconciatura era posseduta Io non so che cappero succede in questa casa Ma vi giuro, cose mistiche Dai, così la mando a dormire E l'indomani mattina, ragazzi, la facciamo passare d'età Mi sembra anche giusto Oh, tu sei qui A questo punto, Charlotte, puoi farmi una cortesia? Puoi vedere come stanno messe? Ecco, applica la terapia antiacari Stringi il legame con le api, quantomeno provaci, raccogli la cera, metti la cera, raccogli la cera, lo sappiamo ormai, e, e cattura lo sciame. Tu sempre qui, perfetto, tu sempre qui. Ok, diamoci da fare, veloce, veloce. Lo so tesoro, dai, prometto che poi ti faccio anche mangiare qualcosina. Ce n'è del cibo, e come se ce n'è. Abbiamo anche il tramezzino BLT, è qui che ti aspetta. Muoviti, però. Avanti, tutta, vai. Avanti, tutta. Forza, forza, che ormai ci sei. E che la mia sorella che non va a dormire, eh, lo so. Ma tua sorella ce l'ha fatta e passerà d'età. Evviva, ragazzi! Proprio la, la, la massima gioia, proprio. Evviva. Patata, guarda, svegliati. E mangia anche tu qualcosa, così non rischiamo, come sempre, ragazzi, situazioni mistiche. Tu? Che stai facendo? Aspetta il bebè. No, no, fatti gli affari tuoi, Charlotte. Guarda, vai a mangiare, vai. Prenditi l'ultima porzione, vai tesoro, non pensarci, vai. Facciamo mangiare le bimbe, così, poi dopo... No, però, patata, basta, che stai facendo? Non c'è bisogno di sclerare, vai a mangiare, vai. Così poi usi anche il vasino e poi vai a dormire tutta la notte, tutta la notte. Beh, sono le tre, ragazzi. Comunque, buona parte o una parte della nottata, insomma. Dai. Oh, mangia, così la mamma ti porta a usare il vasino e poi dormi anche tu perché... queste ah, figlie, ragazzi, sono possedute. Forza, Charlotte! Come va amico mio? Tutto bene? Peccato che qui non c'è il bagno e lui infatti deve tornare a casa perché ci deve andare. Va bene caro, fare avanti e indietro, dai. Non ci fa a caso nessuno ormai, no? Molla il piatto Charlotte, se ne occupa tuo figlio. Fatti una porzioncina di affari tuoi, veramente. Eh lo so, puzzerà, ma pazienza. Allora, patata tu quando hai finito per cortesia... Poi vai qui, usi il vasino con calma, mentre tu, la mamma ti porterà qui. Quindi appena ha finito tesoro, insegni a mia a usare il vasino. Così raggiungiamo anche il livello 2, che male non fa. Forza patatina, tu hai mangiato, sì? Ma come mai ragazzi la barra non è aumentata? Vabbè, la farò mangiare di nuovo perché... Vai tesoro! E vai però. Ecco, sta sclerando, non vuole farlo. Bene. Ma perché prova a usare il vasino? Quale vasino? Questo. Va bene, usa questo. E Charlotte ora me la deve disciplinare perché, ma porca pera, patata. Genitorialità, disciplina il comportamento recente, risoluta, di evitare la ribellione. Poi portala però qui. Mi raccomando, vediamo se ce la facciamo ragazzi, eh, perché qua l'impresa titanica non da poco. Forza, è svenuta. E quindi mo te la fai sotto. Patata ti... Ma perché la porti lì se ti ho detto di usare il vasino laggiù? Ragazzi. Una tragedia, veramente. Usa il vasino tesoro. Se la, farà addosso, se la faranno addosso, sì o no, perché neanche questa vuole... Ecco. Proprio la disfatta totale, eh, Charlotte, rinuncia. Bella mia, che cosa vuoi che ti dica? Qui c'è una pargola che deve riprendersi. Che dobbiamo fare? Eh, niente, aspettiamo. Ma quest'altro che fine ha fatto? Si è perso. Oddio, caro mio, veloce, però. Dai, ma perché sei rimasto lì? Dai, che ti fai anche una doccia. Ma puoi prendere una pozione tu? No. Mamma Charlotte ha una pozione da donarti? Eh, in teoria sì. Vediamo un po'. Ah, volevo vedere una cosa, ragazzi. Visto che è qui... Vediamo se posso sfoggiare il maglione. Ma non credo si possa fare perché... In teoria Charlotte te lo deve indossare. Non lo so. Vediamo. Mmm... Io credo che non si possa fare. Quindi fatemi sapere nei commenti, ragazzi, se sapete cosa bisogna fare, come bisogna fare perché, sinceramente, non lo so, io l'avevo messo nell'inventario, cioè nel, nel baule, là, quello che è. Però non me lo trova comunque. Quindi non saprei. Sinceramente non saprei. Ora proverò di nuovo a fare. Vedete questo mi dice... Ah, questo lo dobbiamo appendere, tra l'altro Charlotte. Aspetta un secondo. Una cosa alla volta, ragazzi, ce la faremo. Allora, dunque, qui abbiamo un dipinto. Qui abbiamo un altro dipinto. Direi di metterlo qua. Poi si sistemerà Charlotte. Ora, un po' alla cacchium, però in cornice alla tela. Perfetto. Poi lo sistemerò. Però dicevo, se io vado sul maglione, mi dice che... L'unità familiare dispone già dell'oggetto in Creon sim. Io sinceramente, ragazzi, non so o ne devo fare un altro perché ho provato a ehm, cambiare l'abito per bebè. Forse devo fare cambia abito. Non mi pare che qui ci sia. Non mi pare di vedere il maglione. Quindi onestamente, ragazzi, non lo so. Nel senso, non saprei. Potrei andare nel cast, scegliere abiti. Provare gli abiti. Tra poco proviamo, dai. Eh, dobbiamo. Questa figlia deve usare il vasino. Eh, lo so, lo so. C'è tuo figlio, ma metti almeno lei sul vasino. Così. non se la fa sotto. Magari. Quest'altra deve mangiare di nuovo. Io, ragazzi, veramente. Boh. Cosa sta succedendo? Non lo so, tiriamo fuori qualcos'altro a questo punto. Quindi apriamo e tiriamo fuori, sì, questo, dai. Direi che alle 5.35 del mattino, ragazzi, come orario ci siamo. Dai. Ah, senti patata, scusa, potresti donare anche questo così tuo fratello poi ripulisce tutto e tanti saluti, grazie. E tu, caro mio, ti stai facendo la... Oh, perfetto. Qui abbiamo raggiunto il livello 2, ragazzi. Dai, al... dobbiamo, dobbiamo darci da fare anche con lei. Assolutamente. Quindi forza patata che una volta finito con te, almeno potremo fare altro. Tu vieni qui, ripulisci. Guarda che domani devi andare a scuola, cioè tu devi aver raggiunto tutte le... Il livello 3 è, eh? non ti inventa niente, è bello di casa perché proprio no, giorno dello scherzo ragazzi no. No, vi prego, no. Già sta, questa vita è uno scherzo, questa casa, tutto ciò che accade in questa famiglia è uno scherzo. Non, il giorno dello scherzo per noi è quotidiano ragazzi, direi, quindi lasciamo stare. E proviamo a fare questa cosa. Prova vari abiti, vediamo un po' se magari... Lo mette da solo, ragazzi. Che vi devo dire? Non lo so. Io le tento tutte. Perché, ragazzi, non aumenta la barra? Secondo me si è buggata. Vedete? Non ho... sta mangiando. Ecco. No, perché altrimenti, è, insomma, no? Direi che non mi sembra proprio il caso. Allora, tesoro, vai a dormire. Dormi. E anche tu, quando avrai finito, poi ti prego, dormi. Dovresti passare d'età, ma se non ti riprendi un pochettino. Ecco, caro, fai così mm, Prendi gli avanzi Dai Charlotte, ma sei sicura di voler restare conciata in questo modo? Scegli abiti? Proviamo a fare anche scegli, ragazzi Che vi devo dire? Io le provo tutte Poi eh, vedremo cosa succederà Perché a questo punto è um, un enorme punto interrogativo Tanto per cambiare, insomma E vediamo un po' Oh Charlotte guarda dunque ci serve un maglione Direi che quindi sta nella sezione maglioni Giusto Quando arrivo qui ragazzi Richiede il terzo premio Sacra Conoscenza della maglia Per la realizzazione Ok Richiede il livello 9 dell'abilità di lavoro a maglia Quindi forse non lo posso indossare finché non arrivo al livello 9 Magari è bloccato lì così ragazzi Potrebbe essere questo potrebbe essere il problema. Quindi torniamo in gioco. E a questo punto impegniamoci per far raggiungere il livello 9 a Charlotte direi che è l'unica. Così eh, sfatiamo sta cosa, ragazzi. Vediamo se è così. Che potrebbe essere effettivamente. Comunque, ripeto: voi se lo sapete scrivetemelo nei commenti. Perché ci semplifichiamo notevolmente l'esistenza in questo modo. Grazie, grazie mille. A chiunque mi, mi dirà cosa fare, come fare, quando fare, eccetera, eccetera, eccetera. Ah ragazzi, vi rendete conto, 20 figlioli? 20 figli? Cioè, santo cielo, veramente, è tanto tempo che porto questa challenge, però, ora che si inizia a vedere ancora, a intravedere così il traguardo, perché dire che si vede il traguardo ragazzi, no. Però, che col binocolino, vediamo il traguardo, diciamo, è emozionante. È eh? veramente tanto. Sembra una stupidaggine, però lo è. Perché comunque sono tanti anni che gioco insieme a Charlotte e... e. sono molto affezionata. Quindi, facciamo così. Innanzitutto, a che livello sei, Charlotte? Scusami. Giusto per capire. Ma il lavoro a maglia è a livello 10? No, non capisco, ragazzi. Non capisco perché risulti bloccato. Non lo so. Non lo so davvero. Vediamo una cosa a questo punto. Va bene, a parte sfoggiare il tuo maglione lavorato a maglia, bisogna fare, dona 5 articoli lavorati a maglia in beneficenza. Consegui il livello 10 di lavoro a maglia, l'abbiamo fatto, completa 5 articoli lavorati a maglia leggendari, insieme a un in altro Sim a lavorare a maglia. Quindi non saprei ragazzi, vi dico la verità. Cioè, non ha neanche senso continuare a farla lavorare a maglia a questo punto, perché, a meno che non debba farli tutti, ora mi sta avvenendo il dubbio, fatemi vedere una cosa, sbloccato, questo è sbloccato, adolescenti, giovani adulti, adulti e anziani, ecco qua, in ordine di, eh, come sono, ecco, questi sono tutti bloccati, quindi, dai, Diamoci da fare E li facciamo intanto ragazzi Così li sblocchiamo Però non capisco quel maglione specifico Come faccio a farglielo indossare a questo punto Non lo so ragazzi Questo è già nel guardaroba Come Cappero lo indossa sta poveraccia? Non lo so Non saprei Non saprei proprio Charlotte occupati di tuo figlio Che tra l'altro oggi passa d'età il piccolino Eh Sì ma non c'è ancora arrivato l'avviso, ragazzi. Mi sembra quindi non... aspettiamo un altro po'. Nel frattempo, questo ragazzi lo doniamo in beneficenza a questo punto. E doniamo in beneficenza anche gli altri: quindi, doniamo in beneficenza questo. Doniamo in beneficenza, ovviamente, questo. Doniamo in beneficenza questo. Doniamo in beneficenza questo. Doniamo tutto ragazzi, così insomma Charlotte ci tiene a fare opere di bene, vai, dona anche questo. Doniamo, doniamo ragazzi, doniamo tutto, tranne uno che lo volevo esporre, vai. Per il resto, dona tesoro mio. Dove sei? Sei qui, perfetto, vai. Vai, Dona. Questo è quello che ho esposto, ragazzi. Non mi ricordo una cippa. No, l'ho dato via già? No, è questo quello che ho esposto, vero? Sì. Perfetto, vai così, Charlotte. Dona. Tu sei una donna di buon cuore, dona tutto. Dopodiché continuerai, insomma, a, a sbloccare maglioni, ragazzi. Non so che dire. Forse, però, ora mi sta avvenendo un dubbio atroce. Forse non era nella categoria maglioni. Perché io non ci ho pensato lì per lì. Non lo so, ragazzi. Non saprei. Vedremo. Comunque, tanto non abbiamo fretta. Allora, vieni qui, dondola. Vieni a dondolare, Charlotte. È stata multata. Vabbè, ha fatto beneficenza, sta poraccia. E viene pure multata. Va bene. Lavora a maglia. Riprendilo. Vai. Per bambini, dai, così quando cresce tua figlia gli fai un bel regalo di compleanno, mi piace. Ma perché ti sei messo qua? No, ripulisci poi, tra l'altro, caro. Pulisci, pulisci, vai, vai. Non battiamo la fiacca, amico mio, pulisci, che tu devi darti da fare, eh, perché... Ma chi è che non ha mangiato tutto qua? Ragazzi, però che due pere infinite. Che due scatole veramente. Ma perché non mangiate le cose? Basta, svegliati, mangia questo. Mangia. Così non va nemmeno sprecato, tra l'altro. Forza, forza, forza. Il mercatino delle pulci, sì, guarda, non ci interessa. Manca poco al compleanno anche di Emma. Ok. Il festival della gioventù. Ma guarda, lascia stare perché siamo veramente incasinati qua. A questo punto, Charlotte, fammi vedere una cosa. Se hai... Mm, Potenziamento di abilità, effetto collaterale, 4 ore. Ok, allora diamo questo a tuo figlio, vediamo se può tornargli utile in qualche modo. Bevi, caro. Visto che sei a pezzi e questo è l'ultimo giorno utile, perché tu te ne devi andare eh, in questo episodio, caro mio. Non so se l'hai capito. Dai. Oh, l'energia, vabbè, però dai, sei ancora, dovrebbe durare, penso, spero. Allora, guarda, fai una cosa, approfittiamone subito, vai qui e facciamo allenamento energico, vai. Eh, jogging, eh, caro mio, in un'altra vita, Mo adesso questo. Tu hai mangiato, tesoro? Sì, perfetto, sei incavolata, come una Iena Ridens, vai e dormi. Ce la faremo mai, ragazzi? Chi lo sa? Forza! Oh, vai così! Forza! Dobbiamo raggiungere il livello 3. Ragazzi, la vedo drammatica. Questo stato qua. Però, dai, magari dura. E magari ce la facciamo comunque. Questa perché? Ok, perfetto, dorme. E restiamo qui con Charlotte, il piccolo Ivan. Io voglio capire se posso farlo passare d'età. Perché magari ragazzi mi... È... Oh, è il compleanno di Ivan, il tempo vola, vero? Lo stavo giusto dicendo Quindi Charlotte, forza, veloce Christian, no, caro mio Veramente no Che appena hai finito Appena avrai finito di fare qua Ovviamente faremo passare d'età Ivan Faremo una cura dei neonati super efficiente Un paio di coccoline E poi ragazzi lo facciamo passare d'età Perché mi sembra anche arrivato il momento E fai passare d'età, dai Teniamo sempre d'occhio tuo figlio qua che vorrebbe venire da te. No, grazie, caro mio. Vai, vai, vai oltre i limiti. Non pensarci, caro vai. Progetto a maglia completato. Quando nell'inventario di Charlotte Tanner per ammirare la sua nuova creazione. Ok, perfetto. Forza! Sono curiosa di vedere Ivan, ragazzi, sono curiosissima. E soprattutto chissà questi ultimi 20 figli se saranno in prevalenza maschi, in prevalenza femmine. Io qui ho la vostra lista, quindi vado tranquilla. Però, insomma, no? Chissà. Ok, qua tutto bene. Dai che ci sei, su. Fatemi vedere, Charlotte, forza. Raggiunto il livello 3 di forma fisica, perfetto puoi smettere poi, Blair, ok, tutti mandano regali, okay. perfetto, vai così, meraviglioso, ed eccolo, fatemelo vedere, fermi tutti, guardatelo, che carino, aspettate, ma, mamma mia, ma, ma è un altro piccolo Charlotte, ragazzi, è un altro piccolo Charlotte,